Milano città cara, Milano città che si spopola. La narrazione sul capoluogo lombardo negli ultimi tempi è sempre più spesso incentrata su questi due aspetti. Ma se sulla prima affermazione c'è ben poco da obiettare, soprattutto sul fronte dei prezzi della casa, sulla seconda lo spazio per qualche appunto sembra esserci. Milano non si sta spopolando, tutt'altro, e a dirlo è direttamente il primo cittadino che mette in fila i numeri degli ultimi mesi. Guardate, la cosa peggiore che c'è però è andare un po' sui luoghi comuni o accontentarsi della narrazione e dei titoli. In questo momento la narrazione è la gente scappa da Milano. Io vi do solo questi numeri. Gli ultimi sei mesi, dati dell'anagrafe, partendo da fine settembre eravamo 1.390.000, a Milano il mese dopo 1.393.395. 396, il 25 gennaio 1.004, a febbraio 1.400.004, a fine marzo 1.407.000. Certo, l'aumento di abitanti, 7.000 in più da fine gennaio ad oggi, non significa che Milano sia una città perfetta in ogni sua espressione. E l'esempio dell'abitare con i prezzi esorbitanti che porta con sé ne è una plastica dimostrazione. E anche su questo tema Sala ha voluto fare un affondo. Le città e anche Milano rischiano di doversi confrontare negli anni a venire con un problema dell'abitare che non riguarda il livello più basso della popolazione. Quello riguarderà sempre, ma sul livello più basso io ricordo anche che abbiamo 65.000 appartamenti di edilizia popolare a Milano. 65.000. Riguarda quella fascia che prima era tranquilla, che pensava di poter pagare l'affitto e che oggi fa fatica, riguarda i tuoi studenti, riguarda molto noi perché Milano è oggettivamente una città scelta dai giovani, ma se non li mettiamo in condizione di poterla, al di là che la scelgono, viverci è chiaro che è un problema.